Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nakamai Stories. In questo video vedrete alcuni sketch di Lakhin Vasanthasit, un forte Muay Thai con un pugno incredibile col quale ha giustiziato per KO tanti suoi avversari. Lakhin nasce il 17 aprile 1972 nel sud della Thailandia, inizia a combattere a 9 anni, a 13 vince il titolo di campione del sud e a 16 anni inizia a combattere a Rajadamnern. La forza dei suoi pugni è incredibile e non ci mette molto a prendere il soprannome del pugile dell'inferno, vista la sua feroce aggressività e potenza. Lakhin nel 1991 vince il titolo di campione delle 115 libbre del Rajadamnern e nel 1992 vince il famoso torneo Isuzu, sempre nelle 115 libbre. Nella sua carriera combatterà oltre 200 match e batterà avversari come Samson Sorisan, Jarrod Isaac, Kiat Bachong, Burlek Psinincai e tanti altri. È stato veramente un forte campione, molto bravo anche nelle tecniche di clinch, nei gomiti, in tutto quello che riguarda la Muay Thai. I suoi match erano sempre molto accesi, molto violenti e già dal primo round il ritmo era molto alto. Ma la sua vera arma erano i pugni, un'arma che gli ha permesso dal fine 1993 di intraprendere anche una carriera nel pugilato all'inglese, una carriera fatta di 29 match con 27 vittorie, di cui 18 per KO e 2 pareggi. Praticamente ne è uscito imbattuto. In questa carriera è diventato campione OBPF, campione Papa, e ha combattuto contro il suo connazionale, allora campione del mondo WBA, Daotong Chaowattana. In questo match era in palio il titolo. È stato un match molto serrato, molto equilibrato, che è finito con un pareggio. Quindi il titolo è rimasto al campione, ma Lakhin ha continuato per un po' a combattere, ha sempre fatto ottimi match. E poi verso la fine degli anni 90 si è ritirato. Si è ritirato e ha iniziato ad insegnare Muay Thai al WMC di Lamai, a Koh Samui, insieme a Knockaway The Devi. Però c'è stato poi un colpo di scena. Dopo circa 6 anni lontano dal ring, nonostante comunque si fosse allenato e aveva preso un po' di peso, infatti è ritornato nelle 140 libbre, è tornato a combattere con un incredibile successo. Praticamente ha battuto molti avversari più giovani di lui e talentuosi, ragazzi che poi sono diventati campioni dei grandi stadi di Bangkok. Ha vinto diversi KO e nel 2004 vince il titolo dello stadio di Om Noi nelle 140 libbre. Sempre nel 2004 allo stadio Om Noi vince anche il famoso torneo Tam Jai, sempre nelle 140 libbre. Nel 2005 vince il titolo mondiale WMC 140 libbre e in questo suo ritorno, direi molto anche infuocato, ha combattuto anche qualche match sempre nel pugilato all'inglese. Ha fatto 3 match con 3 vittorie, di cui una per KO. E dopo questa sua seconda carriera, sempre comunque svolta in Thailandia, si è ritirato definitivamente e ha aperto la sua palestra insieme alla moglie. La palestra si trova a Koh Yao Noi, vicino Phuket. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti!